Ecco, noi siamo qui in questa azienda, in questo gruppo Marrelli, un gruppo che ha messo in campo tante iniziative e soprattutto il know-how dal punto di vista anche medico. Il Rotary ha deciso questa giornata e mette insieme il mondo dell'università e il mondo dell'impresa. Assolutamente sì, sono molto felice per ragioni anzitutto affettive. Massimo era un amico vero, una persona, inutile dirlo, di qualità straordinarie, una persona che ha creduto molto nella opportunità attraverso la ricerca di creare, oltre che innovazione, anche lavoro. E io lo so perché ho collaborato strettamente con lui quando è sorto il polo di ricerca, cioè quando è sorta Tecnologica, quindi siamo stati veramente insieme. Poi tra l'altro il suo gruppo, il gruppo Marrelli, è uno dei pilastri della società Biotecnum, di cui sono presidente, che è il soggetto gestore del polo di innovazione per le tecnologie della salute in Calabria. Quindi lui ha sempre cercato di favorire questo incontro tra la ricerca scientifica e l'impresa, perché credeva molto nella capacità di innovazione dell'impresa stessa e nella possibilità che attraverso l'innovazione si potesse creare del lavoro, un lavoro di qualità, quindi non un lavoro, come dire, banale, ma un lavoro che potesse e che possa consentire ai nostri giovani studenti di poter rimanere in Calabria e di poter realizzarsi appunto nella nostra regione. Il nodo da sciogliere è proprio questo, convincere gli studenti, i ragazzi a rimanere nella propria terra, perché tra l'altro quando si spostano è difficile che i cervelli tornino in Calabria. Questo è vero, in linea generale io forse per mia formazione sono molto favorevole alla fluidità della popolazione, quindi non credo che sia obbligatorio per un calabrese rimanere in Calabria, è giusto però dargli tutte le possibilità, se ha voglia di farlo, di poterlo fare e di potersi realizzare in Calabria, ma sono molto più interessato all'attrazione degli studenti da fuori della Calabria e quindi dei cervelli da fuori della Calabria, quindi non più l'emigrazione ma la immigrazione dei cervelli in Calabria. Questa sarebbe una cosa importante, questa è una cosa su cui noi come Università Magna Grecia, devo dire, stiamo spendendo molto e lo facciamo soprattutto in grande sinergia con dei gruppi privati, tra cui appunto il gruppo Marrelli è uno dei principali.